Ci troviamo in Corso Umberto, Mazara del Vallo, stiamo per iniziare il percorso delle interviste con le persone e vorremmo sapere che cosa pensano dopo più di un mese di campagna elettorale dei candidati a sindaco, dei vari consiglieri, chi pensano di votare, se ci diranno la verità, vedremo. Li conosce i candidati? Sì, li conosco. Quanti sono? Per questo non ci voto pure. Perché conosco chi sono, da vecchia data. Non le piace nessuno? No, nessuno, nessuno completamente, zero, quest'anno non voterò. Voterò, ci vado, però scheda bianca. Lei? Io voterò, non so ancora perché, ma voterò. Forse sto ragazzo dei grillini, forse sì. È un ragazzo, un uomo? Un uomo, non un professore di scuola, sì. Lei lo vota per lui o per i grillini? Per i grillini, cioè, perché lui non è che lo conosco bene, so che è un professore, ma poi... Vabbè, però... Sì. E lei voterà e come pensa di esprimersi? Questo non lo so, questo bisogna valutare, che ormai non ho più fiducia alla politica, quindi non so più quello che dire. Ma lei i candidati li conosce? No, tutti assolutamente quanti? No, sono proprio, non ha seguito nulla? Assolutamente, sono da 5 anni a questa parte, sono proprio disinteressato. Senta, del sindaco uscente che mi sa dire? Ma in fondo secondo me ha fatto qualcosa di bene per la nostra città, abbastanza pulita, anche il centro storico tenuto abbastanza bene, che prima non era praticabile nel senso di pulizia, nel senso di tutto. Vota lei? Sì, certo che voto. Come pensa di orientare il suo voto? Ancora non ho nessuna... I candidati li conosce? Sì, vabbè, l'onorevole Cristaldi, Scilla... Poi che abbiamo? Torrente, Bianco, insomma ce ne sono un bel po'. Però sinceramente ancora non abbiamo nessuna preferenza. I candidati sono circa 8, uno si chiama... Circa 7 e mezzo. Uno si chiama Nicola Cristaldi, uno si chiama Vito Torrente, un altro si chiama Tony Scilla, un altro si chiama Nicola Giacalone. No. Nicola Asaro, mi sono sbagliato. Un altro si chiama... Bianco, un altro si chiama Leo Falco e l'ultimo non me lo ricordo. Frazzetta? Frazzetta, Robertino Frazzetta. E lei per chi vota? E che glielo voglio dire a lei? No, però se vuole, non è che è reato dirlo, no? Ah, allora, uno di loro. In base a? I baffi, mi piacciono i baffi. Bassi? I baffi. Ah, quindi vota per Cristaldi? Ho detto mi piacciono i baffi, non ho detto che voto per Cristaldi. E Cristaldi come lo considera come sindaco? È stato bravo? Eccellente. Io mi auguro che chi salga come sindaco qui a Mazara sia intanto una persona corretta e onesta e che faccia soprattutto tanto per questa città, perché la città secondo me dovrebbe vivere di turismo 10 mesi all'anno, minimo 10 mesi all'anno, quindi la cosa che ci auguriamo tutti, perché sai, parlando in giro anche nel mondo del lavoro, tutti dicono Gianfranco abbiamo bisogno di turismo, abbiamo bisogno di lavoro e guardando Mazara, guardando il panorama di questa città, come è situata, Mazara è una città prettamente turistica, quindi io mi auguro che sia il consiglieri, assessori e il prossimo sindaco di Mazara del Vallo sia una persona che tenda soprattutto a riportare il turismo come era una volta questa città qui a Mazara del Vallo e che faccia del bene soprattutto per... Il voto a Cristaldi? Sicuramente. No, che voto... Ah, il voto in che senso? Il voto... No, che voto per quello che ha fatto? 8 e mezzo. Manco. 8 e mezzo, diciamo anche 9, ma può fare ancora di più. È un grande competente, un grande politico. E che mi dice dei candidati? Lei che mi dice dei candidati? No, non mi interessa. Non vota? No, non ci vado a votare quest'anno io. Perché? Perché sono stanco.
Ma per la sua città non vota quindi? No, loro non si interessano di me e a me non mi interessa di loro. Li conosci i candidati? Sì. Sì, li conosco. Cosa ne pensi? Uno peggio dell'altro. Non voti? No, assolutamente no. E perché? Perché hanno dimostrato di pensare solo ai propri interessi. In che modo? Si è visto, per strada, negli appalti, in tutto. E vabbè, ma ci saranno tra quelli candidati qualcuno che magari possa essere diverso secondo te? Per me no, conoscendoli uno a uno no. Sono i candidati? Sono circa 9 candidati: Cristaldi, Scilla, Frazzetta, Siracusa, poi c'è il dottore Bianco, il dottore Asaro e poi forse una signora e poi chi c'è? Donne no. Donne forse, dico forse, so che c'era questa notizia che qualche signora si voleva candidare alla sindacatura. Di altri sindaci adesso mi sfugge qualcuno. Scilla, Siracusa, Frazzetta, Asaro, Bianco, Torrente, mi è sfuggito Torrente. E per chi sei orientato? Diciamo, ci sto pensando, ho 2 candidati anche se sono all'opposto, ma ci sto pensando, voglio vedere il programma prima di tutto. Perché... E la sindacatura uscente com'è stata? Devo dire, non è stata male per certi versi, poteva fare di più, ma ci vuole anche la disponibilità economica delle casse comunali, che non è a quanto pare molto florida. I candidati a Mazzara del Vallo allo Stato sono il dottore Pino Bianco, il sindaco uscente Nicola Cristaldi, Roberto Frazzetta, Torrente, poi... Allora, adesso insomma, il fatto che vi ricordate di più questi vuol dire che sono quelli più papabili. Ma per quanto mi riguarda mi consenta di essere, insomma, diciamo di approfittarne per dire che io l'unico che mi ricordo in questo momento è il dottor Pino Bianco, che credo debba essere, insomma, il nuovo sindaco di Mazzara del Vallo. Li conosco i candidati, vedremo quali sono i programmi. Se hanno dei programmi. Ma i programmi contano o contano di più le persone che li vogliono realizzare? Contano la loro credibilità. Contano i programmi e le persone, insomma, se le persone vanno valutate se sono in grado di portare avanti quei programmi. La sindacatura uscente con che voto le dà? Certe cose buone e certe cose cattive, non mi sento di sintetizzare con un voto soltanto. Lei voterà? Per il sindaco? Cosa votare? Se è un dovere che stavo a fare, perché non si deve. Bravo. E come voterà? Come sceglierà lei? Poi si vedrà, sì. Ma chi le piace di più? Non lo so, quindi è inutile che dico una bugia d'ora. Per votare vado a votare. Il sindaco uscente che voto le dà? Arrivederci. Lei andrà a votare? Io sì. E come pensa di orientarsi? Ma non lo so ancora. Il sindaco uscente che voto le dà? Quello c'è Cristaldi. Non comment, basta così. Candidato sindaco ce ne sono parecchi. Troppi. Troppi, e quindi fra l'altro tutti conosciuti, locali. E, sinceramente non devo ancora valutare, mi starebbe bene Cristaldi. Per quello che ha fatto, però qualche punto... Qual è la nota dolente? Che non le è piaciuta? Di Cristaldi? No, è piaciuto per ciò che ha fatto, mi è piaciuto un po' il suo operato rispetto ad altri, per la mia valutazione personale che posso fare. E forse l'atteggiamento. L'opinione dei mazzaresi, non capisco perché lo screditino così tanto. Come lo screditano? Perché che dicono? Non parlano certo bene. Ma nel carattere o nelle opere? No, nel carattere secondo me, nelle opere... Allora gli dica di rivedere un po' la personalità, magari può essere che sì, avrà più consensi. Modestamente darei un piccolo consiglio di rivedere un pochettino il suo carattere, ma per...
per quelle, ciò che concerne l'operato posso solamente dire positivamente che ha fatto parecchio per Mazara. Io lo rivoterei, però sono ancora qualche punto di indecisione ce l'ho per... Chi sono i candidati? Beh, si dice che saranno in tanti, per quel che mi riguarda, visto che sarò candidato al Consiglio Comunale, il candidato sindaco è Nicola Cristaldi, per fare una battuta, Nicola Cristaldi e tutti gli altri, ma è una semplice battuta ovviamente. Si parla di tanti candidati, ritengo che ce ne saranno 5, 6, forse 7, non so, questo si vedrà, ormai manca poco, insomma aspettiamo, la campagna elettorale va avanti e come dire, ci siamo. Lei vota? Sono minorenne, quindi non voto ancora. E per chi vota? Per chi vota non si dice, il voto è segreto. Davvero? Qualcuno dice che è segreto. Ah, però io lo dico sempre. Come? Io lo dico sempre per chi vota. Io no. E non mi dice nemmeno chi le piace, chi non le piace. Io le posso dire area di destra o di sinistra, le dico destra. E il sindaco uscente che voto le dà? 10. Ho capito, allora mi ha detto per chi vota? Esatto. Ha visto che ci sono riuscita. Li conosce i candidati? In buona parte sì. E lei per chi pensa di... Per me è Roberto Frazzetta. Perché? È l'unica speranza, l'ultima speranza per Mazara, diciamo, con le sue... Con questi discorsi che si sono parlati ultimamente sarà l'unica speranza che ha messo allo scoperto ciò che in 30 anni ci hanno nascosto, visto anche le interviste che anche lei stessa le ha... Lei si riferisce alla questione che riguarda Treni, la siciliana gas? Sì, questa è una cosa molto molto importante per Mazara. Ma i cittadini l'avranno capita? Ancora non è molto diffusa la questione, perché il cittadino è un po' stufo della politica, un po' di tutto, diciamo. Però si dovrebbe mettere in risalto questa cosa principalmente, diciamo, per una svolta del paese, per i nostri figli, per il nostro futuro. Buongiorno, noi vorremmo sapere, conoscete i candidati a sindaco del comune di Mazara? Quasi tutti. E per chi vorreste votare? No, questo non lo posso dire. Anche... No, ma in base a che cosa si orienta? Poi non lo posso dire. No. Lo direi. No, anche perché c'è una carica, quindi non lo posso. Che carica c'ha? Sono revisore del comune, quindi non potrei esprimere. C'ha paura che poi il sindaco? No, assolutamente, no, non ho paura del sindaco. Ma no, è giusto che sia... Certo, la mia idea già diciamo, in base a che cosa sceglierà? Ad uno che ha già un certo peso, una certa levatura. Una certa levatura, certo. Diciamo, ci sono dei sindaci candidati che non hanno nessuna valenza, nessun peso, per cui sono candidati a fare. Esatto, quindi penso che lì già i cittadini si esprimeranno. Li conosce i candidati? Certo che li conosciamo quasi tutti. E come pensa di orientare il suo consenso? Ancora dobbiamo vedere un po' con le progettualità di un pochettino di tutti i sindaci, però vediamo che poi alla fine, diciamo, le persone, quelle più importanti, si contano sulle dita di una mano, quindi magari saranno 2-3 le forze principali. Vediamo, leggiamo tutti i progetti che avranno per la città di Mazara e poi si decide sicuramente. Quindi cercherete di votare il merito? Sicuramente si deve votare il merito, ormai siamo nella nuova generazione e si vota solo il merito, non più la persona. Conoscete? No. E come voterete? Non lo sappiamo ancora. Non lo sapete? Ancora dobbiamo conoscere i candidati. E che voto date al sindaco uscente? No, questo non lo posso dare perché sono un dipendente del comune. E come cittadino, conosce i candidati? Sì, tutti. Tutti? E come li giudica? Ancora non li posso giudicare, non conosco le persone. Tutte persone... Lei vabbè, è insomma uno che non si sbilancia. E no, come no. Pensa di votare? Scegliendo cosa? Cosa sceglierà? No chi, cosa? Il sindaco che ritengo sia... Più idoneo? Più idoneo, insomma, che abbia capacità di gestire l'amministrazione pubblica. E le capacità, secondo lei, da che cosa saranno... Non certamente capacità soltanto politiche, proprio il senso dell'amministrazione, tecnica, capacità culturali. Di sapere, anche quello conta. Lei vota? Certo che voto. Meno male. E come pensa di orientare il suo voto? Io?
Ma per quale? Per il sindaco. Ah, per il sindaco. Ma forse voto per tutte le ruote. Per chi? Per tutte le ruote. Capito, ma... lei vuole gioco all'otto. Sì, 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 sì. Faccio una giocata per tutte le ruote. Quindi praticamente scheda nulla. Diventa così. Come... ma comunque ci sono. Meglio votare, però. Sì, esatto. Esprime il comunque consenso. Penso che ci sarà un ballottaggio tra Cristalde e Torrente. Perché Torrente? Perché Torrente cammina forte. Andremo a votare a maggio per il sindaco. Lei che sceglie? No, io non sceglie. Non scelgo, no, non scelgo niente. No, perché? Come perché? Vuoi sapere perché? E non glielo dico il perché. E lei invece? Io sono in vacanza. Quindi me ne stai. Ieri sono arrivato e oggi me ne va. Dove se ne va? Da dove sono venuto? Ai Paesi Alti. Per cui. Che ci fa nei Paesi Alti? Lavoro. A meno un po' c'è, qua purtroppo non si riesce più a vivere e quindi bisogna scappare. O sopravvive o muore. Lei che sceglierebbe? Io vivere. E io questo ho scelto, me ne sono andato. Al malincuore, però purtroppo è la realtà. Cosa vogliamo fare? Come pensa di votare per il sindaco? Falco, Movimento 5 Stelle. Il motivo? Beh, c'è bisogno di un cambiamento. Bisogna pure proporre idee diverse che le solite. E le idee chi le propone? Il Movimento 5 Stelle o Falco? Sì, no, il Movimento 5 Stelle e Falco le ha adottate. Mi fa piacere che ci sia anche gente nuova nel Consiglio Comunale. E so che nella lista. Ma lui è candidato sindaco, lo sa, no? Sì, sì. Certo che lo so.